Come anticipato qualche istante fa, è tempo di ritrovare la nostra ospite di oggi. Si tratta di Ilenia Spinelli e come vi accennavo ci racconterà di un Giovanni Paolo per certi versi inedito. Scopriremo perché tra qualche istante. Intanto do il benvenuto ad Ilenia su Padre Pio TV. Buongiorno Ilenia. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'ospitalità. Grazie a te per la disponibilità che stamattina ci dai per parlare di questo tuo libro, un libro che ci racconta di Giovanni Paolo II, dicevamo però in maniera inedita, diversa, ecco, raccontaci come e perché nasce il libro che stiamo vedendo a tutto schermo, Giovanni Paolo II con illustrazioni di Maria Silva. Ecco, innanzitutto specifico che è un libro per ragazzi. Io sono una giornalista del seminario della diocesi di Milano e la casa editrice della diocesi un anno fa mi ha chiesto di scrivere un libro per ragazzi su Giovanni Paolo II in occasione dei 45 anni dell'elezione al soglio pontificio che abbiamo festeggiato il 16 ottobre scorso e soprattutto dei 10 anni dalla canonizzazione lo scorso 27 aprile. Perché un libro per ragazzi? Perché l'impressione era che Giovanni Paolo II, il Papa dei giovani, l'inventore delle giornate mondiali della gioventù a cui partecipano ogni anno tantissimi giovani, a lui sono dedicati tantissime chiese, oratori, l'impressione però era che le nuove generazioni lo conoscessero poco, eppure poteva parlare ancora ai loro cuori, alle loro vite. Allora non ho fatto una vera e propria biografia, anche perché la vita di Giovanni Paolo II è stata una vita molto intensa, 27 anni di pontificato, uno dei più lunghi della storia della Chiesa. Ho voluto però soffermarmi e individuare quei passaggi fondamentali della vita di Karol Wojtyla che potessero però interessare ai giovani, in particolare ai ragazzi degli ultimi anni della primaria e dei primi anni della secondaria. E quali sono questi aspetti? I giornalisti hanno definito Giovanni Paolo II l'atleta di Dio, perché era uno sportivo. Era nato nel sud della Polonia, in una cittadina molto verde, quindi amava stare in mezzo alla natura, aveva imparato a nuotare nel fiume, giocava a hockey e come tutti i ragazzi piaceva giocare a calcio, in particolare nel ruolo di portiere. Conosceva 10 lingue, amava viaggiare, pare che abbia fatto 30 volte il giro del mondo mettendo insieme tutti i suoi viaggi. E poi ha riempito gli stadi e le piazze di tutto il mondo come una rock star, ha influenzato come un moderno influencer un po' il corso della storia facendole prendere delle direzioni impensate, pensiamo appunto alla caduta del muro di Berlino. E tutto questo, ecco, mi sembrava potesse interessare i ragazzi, veicolando però dei messaggi di amicizia, di pace, di fratellanza, di perdono. Ecco, su quest'ultima parola mi soffermerei un attimo perché nella ricca vita di Giovanni Paolo II, che tu ci delineavi in maniera perfetta quasi, no? C'è anche questo episodio che noi più grandicelli non sfugge, quello dell'attentato che si consumò proprio in Piazza San Pietro, ma Paolo Giovanni II perdonò il suo attentatore. Sì, mi ha molto colpito questa cosa, presentando il libro ai ragazzi, un aspetto che li ha davvero impressionati, forse perché, lo sappiamo tutti, è molto difficile perdonare. E Giovanni Paolo II ha perdonato da subito il suo attentatore. Ricordiamo che Aliaccia era un cecchino molto esperto, un tiratore scelto, uno che non aveva mai sbagliato un colpo e questa cosa appunto i ragazzi li ha lasciati così sbalorditi e poi subito lo ha perdonato e dopo l'attentato è venuto il 13 maggio del 1981, il 27 dicembre del 1983, quindi quasi 2 anni dopo, lo è andato ad incontrare in carcere. Pochi minuti, quello che si sono detti è rimasto un segreto tra loro. Il Papa ha solo detto che lo ha perdonato come si perdona sinceramente ad un fratello. Pare però che Aliaccia non si sia realmente pentito, ma sia rimasto stupito di questo, del fatto che il proiettile
una mano divina, si dice la mano della Madonna, perché quel giorno tra l'altro ricorreva l'anniversario della Madonna di Fatima, pare aver deviato il proiettile. Quindi anche Ali Acha è rimasto stupito da questa cosa. Ripeto, non si sa se si sia realmente pentito. Si sono abbracciati, è stato un incontro molto emozionante, però a lui è rimasto questo dubbio che evidentemente l'ha convinto che qualcosa di divino quel giorno doveva essere successo. La vita di Giovanni Paolo II è stata caratterizzata da tanti aspetti, appunto tu ne citavi diversi. Mi veniva in mente che, se non ricordo male, lo soprannominarono anche Globetrotter per la sua innata attitudine a viaggiare, a muoversi lungo e largo per il globo. Poi però gli ultimi anni del suo pontificato furono caratterizzati anche da indicibili sofferenze che lui portò però sempre con grande dignità. Sì, è questo un messaggio molto bello che ci lascia Giovanni Paolo II, che vale per i giovani, che vale per tutti noi. Ha vissuto una vita fino all'ultimo respiro e tutti noi ci ricordiamo il progredire dell'Alzheimer, del Parkinson, scusate, e del fatto che non abbia voluto curarsi probabilmente come si doveva per essere sempre molto lucido, per poter parlare. E proprio negli ultimi giorni di vita, non so se li avete in regia le immagini, perché il libro ha anche delle immagini molto belle che lo completano, non solo lo arricchiscono, forse riescono a comunicare quello che io non sono riuscita a scrivere, a dire a parole. E c'è un'immagine molto bella, ripresa da una foto reale, in cui Giovanni Paolo II si affaccia alla finestra nella Domenica delle Palme, quindi pochi giorni prima di morire, con un ramoscello d'ulivo, non riesce a parlare e tutti ricordiamo, eccola qui l'immagine, sotto è la foto vera, sopra è l'immagine di Maria Silva, picchiò contro il microfono perché aveva questo desiderio di parlare ai giovani. È stato davvero il Papa dei giovani, li ha voluto molto bene e di giovani, 60.000 persone, quasi tutti i giovani, hanno fatto la veglia quando lui è morto sotto la sua finestra. E anche l'ultima parola, l'ultima che ha detto, vi ho cercato e voi siete venuti. Quindi anche l'ultima parola è stata per i giovani. Che Ha bello. saputo portare la croce di Cristo. È stato un uomo, mi piacerebbe concludere con questo messaggio di speranza, di fiducia nei giovani. Durante la prima messa ha detto: aprite, spalancate le porte a Cristo. Un'altra sua frase, celebre è: prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro, nonostante tutto, nonostante le difficoltà della vita, proprio come ha fatto lui, perché non ha avuto una vita semplice. Ha perso i genitori, la mamma che era piccolo, 2 anni dopo il fratello, la guerra. Ha sperimentato il lavoro in una cava di pietra, la Eh sì, una malattia. vita veramente Quindi ricca intensa, e ricca. complessa, molto bella nella sua complessità. Elenia, noi ti ringraziamo Grazie a voi. per averci fatto rivivere i momenti salienti della vita di Giovanni Paolo II, che poi si sono incastrati per molti di noi in ricordi indelebili appunto delle nostre stesse vite. Quindi invitiamo i nostri telespettatori a regalare questo libro ai propri figli, ai propri nipoti, per appunto far riecheggiare la vita di questo santo meraviglioso che la Chiesa ci ha donato. Irene, noi per il momento ti ringraziamo, restiamo ecco, aggiornati, restiamo in contatto, facci sapere se ci sono Va novità che bene. riguardano la vita di questo libro o altre cose interessanti che tu sicuramente stai facendo e che farai. Grazie, grazie a voi. Buona giornata a tutti. Arrivederci. Grazie, grazie ancora a te, buon proseguimento di giornata, noi ci fermiamo per qualche istante e poi ci ritroviamo subito insieme.